Questo programma è offerto da... Buonasera amici di Quarto Canale Flegreo, ma soprattutto appassionati di teatro, benvenuti alla prima puntata della seconda edizione di Proscenio, l'arte della commedia in TV. A dire il vero, la scorsa settimana, giovedì, ci siamo già incontrati per la prima puntata con l'intervento dei giurati che faranno parte anche quest'anno della nostra trasmissione, ma stasera si fa sul serio, si entra nel vivo della gara con la prima compagnia in gara. Voglio ricordarvi subito che vi terremo compagnia per tantissimi giovedì, almeno 10, in attesa poi della puntata finale che vedrà la premiazione della compagnia vincitrice, non soltanto per quanto riguarda la nostra giuria di esperti, ma la novità di quest'anno è la giuria dei giovani che tra poco vi presenterò. Adesso però diamo subito il benvenuto alla prima compagnia in gara, che è la compagnia Lasciatevi Incantare. Buonasera, buonasera, grazie di aver partecipato innanzitutto alla nostra trasmissione. Vado a presentare una rappresentanza naturalmente di tutta la compagnia, a cominciare da Giovanni Arillo. Buonasera Giovanni. Buonasera, buonasera. Poi abbiamo Giancarlo Belluccio, ciao Giancarlo, grazie anche a te. E la nostra Diamante Martone, attrice nonché regista e anche fondatrice della compagnia Lasciatevi Incantare. Dico buonasera, bene, buonasera, sì sì. Poi avremo modo di parlare. Sì, grazie. Da quest'altra parte vado a presentarvi i due giovani che oggi interagiranno con la compagnia per qualche domanda. Li abbiamo conosciuti tutti insieme la scorsa settimana e adesso invece di volta in volta si alterneranno due giovani che a loro volta dovranno poi giudicare le commedie in gara per assegnare il premio della giuria giovani. Abbiamo Francesco Pio, grazie di essere tornato. Buonasera, te, buonasera. Francesco, e Flora che la scorsa settimana non era con noi. Buonasera. Benvenuta. Allora, andiamo subito a conoscere meglio la compagnia Lasciatevi Incantare, però una mia curiosità, voglio chiedere a tutti e tre la prima cosa: che lavoro fate? Perché sicuramente questo non sarà un lavoro, trattandosi giusto di compagnia amatoriale, cioè, che partecipano alla rassegna. Certamente questa è una passione vera e propria che coltiviamo da molti anni. Come lavoro io mi posso ritenere fortunato in quanto da qualche anno ho finito col lavoro vero e proprio. Sei in pensione, quindi ti puoi dedicare anima e corpo. Mi posso dedicare al 100% alla mia passione, alla mia vita che è il teatro. Ecco. Bene, che lavoro facevi prima? Io ero impiegato in un'azienda di trasporti, trasporto pubblico. Però comunque alternavi insomma il lavoro sempre al teatro, con grande sacrificio, con grande sacrificio, perché avevo dei turni, degli orari particolari, quindi dovevo far coincidere questi orari con il teatro ed era un sacrificio enorme. Ma stesso la passione, ecco, che avevo, che questa stanchezza, questo stress non me lo sentivo, perché il teatro trasmette qualcosa di magico, qualcosa di vero. Hai ragione. Giancarlo, tu? Allora, io mi occupo di consulenza immobiliare e quindi nel pieno, voglio dire, è lo stesso. Io sacrifici enormi
però li faccio con piacere. Poi abbiamo una regista che voglio dire sì, ripeto, però è sempre quella la passione. Io poi sono 3-4 anni che sono entrato nella compagnia, mi sono avvicinata, anche piccole esperienze, ed è, voglio dire, riesco a conciliare con enormi difficoltà, però lo facciamo veramente con enorme piacere e passione. Diamante, tu invece lavori? No, io non lavoro, però quindi diciamo che dedicato proprio lavoro tanto, diversamente. Faccio la nonna, faccio la moglie e il teatro. Quando è nata la compagnia, lasciatemi cantare? La compagnia in effetti è nata nel 2000, però non è nata con gli adulti, ma è nata con una scuola di ragazzi, sì. Poi nel 2002 abbiamo deciso poi di farla noi adulti. Ah, quindi comunque sono già diversi anni che lavorate insieme. Più o meno stabile la compagnia, ci sono sempre le stesse persone. Allora, voi partecipate a Proscenio con un lavoro molto molto impegnativo, che è, lo vuoi dire tu? Filomena Marturano. Filomena Marturano del grande Edoardo De Filippo. A questo proposito dopo ti voglio chiedere alcune cose insomma, che a me interessano molto, però penso che sia anche per i telespettatori interessante capire, no, come una compagnia si avvicini a un testo sacro come può essere quello di Filomena Marturano. Allora, prima di commentare insieme il vostro lavoro, ci vediamo la scheda del... diciamo dello spettacolo e poi la commentiamo appunto insieme. Ma siete figlia? E sono Filomena Marturano. Voi siete giovinotte. Avete sentito parlare di me? E me non ha già ricevuto niente, ma fino a quando tenevo 17 anni, sì. Ah papà, e conoscete che li faccio a San Giovanni e le Virgine al Fuggetto, o Pallonetto, lì, a fumare, a due stagioni non si rispira, papà, perché la gente assai, e a Vierno Fritto faccio battere i denti, ma non ci stanno, ci manca a mezz'ora, io parlo napoletano, dove non c'è luce nemmeno a mezzogiorno. Andare in basso al vicolo San Vittorio, ci spedica la famiglia mia, quando ne erano, una folla. La famiglia mia non sa che fine ha fatto, non lo voglio sapere, non mi ricordo. Un anticipo della commedia Filomena Marturano che naturalmente vedrete per intero subito dopo Proscenio, quindi tra circa una ventina di minuti ci gusteremo tutti e tre atti di una grandissima Filomena Marturano. Diamante, ti volevo chiedere, Filomena, no, come la descrive Edoardo, insomma un personaggio molto sfaccettato, una personalità profonda, dura, almeno per come la vedo io, tu hai tenuto fede all'originale o della personalità di Filomena che tu interpreti, hai cambiato qualcosa? No, assolutamente, chiedo scusa che non ho tanta voce. No, ti emozioni, infatti io vedevo quasi piangere, no, ma tra le altre cose, mentre vedevamo lo spezzone, ti vedevo molto emozionata. No, volevo dire questo, che io credo che anche in molti testi io ho cambiato qualcosa, ma in questo assolutamente non ho voluto togliere nulla. Però ne ho visto qualcuna dove la Filomena era messa su una sedia, su un trono. Ecco, io posso pensare che il regista abbia voluto premiare questa donna, ma non è così. La Filomena è una donna che si riscatta da sola. Dunque, la Filomena non si tocca. Quindi l'hai lasciata così, fedele all'originale. Invece, Giovanni, tu che interpreti Domenico Soriano, mentre vediamo le immagini che scorrono proprio relative a questo grande capolavoro di Edoardo, dimmi. Io interpreto il ruolo di Edoardo, il ruolo più di spessore in questa commedia. E devo dire che non mi è facile, sinceramente lo interpreto con grande timore. Perché il grande Edoardo penso che è stato unico e sarà unico, resterà unico per tutta la durata del mondo, diciamo, perché indimenticabile. Nessuno, secondo me, nessuno è in grado di interpretare Edoardo. Noi ci siamo cimentati in questo lavoro e ogni qualvolta lo interpreto
è sempre un'emozione diversa perché, ripeto, non è facile interpretare. Certo. Giancarlo, tu l'avvocato. È un ruolo piccolino, però, ripeto, è la commedia che ti emoziona, voglio dire. Certo, quindi, certo. Che poi a volte i ruoli piccoli no, sono quelli che possono anche restare allora, più impressi. Cioè, io penso che a non teatro, ci sono i ruoli piccoli. Esatto, non dire, esistano ruoli piccoli, ruoli più dire, grandi. È sempre l'interpretazione. È un ruolo. E ripeto, in Filomena, che poi l'abbiamo fatta, io in 3 anni ho fatto 3-4 volte Filomena. Però, ripeto, è sempre un'emozione particolare. Per la commedia, per Edoardo, e ripeto, il ruolo è comunque un ruolo importante. Importante, perché tutto, certo, ruolo certo. Importante. Ragazzi, invece voi conoscete questo testo, Filomena Marturano, di Edoardo? Io personalmente lo conosco, e proprio Edoardo De Filippo è uno di... lo amo. Dei tuoi preferiti. Tu, Flora? Io conosco il testo e ho visto anche il rispettivo film. Quindi sono molto curiosa. Bello anche il film, vero? Molto sì, bello molto bello. Quindi sono curiosa di vedere anche il testo messo in atto da questa compagnia. Bene, allora, invece noi adesso conosciamo meglio come è nato questo testo, conosciamo meglio anche tutte quelle notizie che grazie alla nostra rubrica Quarta Parete, curata da Francesco Pace, ogni settimana ci porta proprio alla scoperta del testo dell'autore, ma non solo. Vediamo la scheda e poi dopo ne parliamo, perché so che voi avete anche alcune domande da fare alla compagnia. Non ti emozionare di nuovo, Diamante, mi raccomando. Ok, vediamo. Cari amici di Proscenio, eccoci qui quest'anno, ritorna la rubrica della storia del teatro Quarta Parete. Oggi iniziamo parlando di un testo di Edoardo, forse uno dei più conosciuti, uno dei suoi capolavori, Filomena Marturano, messo in scena, in concorso quest'anno dalla compagnia Lasciatevi Incantare e dalla compagnia Imprevisti e Probabilità di Formia. Dunque, iniziamo a raccontare un po' della storia di questo testo. Non voglio soffermarmi molto sulla trama perché è famosissima. Io in realtà volevo soffermarmi di più sulla storia e sulla genesi dell'opera, di questa commedia. In realtà facciamo un passo indietro. L'opera Filomena Marturano è una delle prime opere che compongono la cosiddetta cantata dei giorni dispari, che comprende in realtà tutte le commedie e tutte le opere di Edoardo dal 1946 al 1973, Gli esami non finiscono mai. È una cantata, è una raccolta questa di commedie in cui prevale totalmente il pessimismo di Edoardo De Filippo, specialmente dopo gli episodi della guerra. Non a caso la cantata dei giorni dispari si apre proprio con Napoli milionaria, quindi la commedia della guerra. È un pessimismo che prevale soprattutto nei valori che avevano fondato la società in quel periodo, come la famiglia. Qui vediamo il decadimento morale della famiglia, penso a sabato, domenica e lunedì. Quindi Filomena Marturano nasce proprio in questo contesto storico, quindi dopo la guerra, ma soprattutto ideologico di Edoardo, un Edoardo più pessimista. L'opera in realtà trae le sue origini da un fatto di cronaca realmente accaduto, del quale appunto Edoardo De Filippo rimase molto colpito, perché lui lesse sul giornale la storia di questa donna che si era finta moribonda, proprio come Filomena Marturano, per sposare l'uomo con il quale conviveva da anni. Edoardo rimase, ripeto, molto sorpreso di questa storia e decise di farne un dramma. In realtà Filomena Marturano è un dramma più che una commedia. Un dramma che però doveva risaltare le qualità artistiche della sorella Titina De Filippo, e infatti il testo fu scritto proprio in onore della sorella di Edoardo. La stessa Titina appunto ricorda la prima lettura in casa del fratello di Edoardo De Filippo al Parco Grifeo, e tutti, diciamo così, rimasero colpiti, estasiati, dalla specie dopo il primo atto, della forza prorompente di questa donna e del personaggio di Filomena Marturano. Lo spettacolo ebbe il suo esordio nel 1946, anno di composizione, per precisione al Teatro Politeama nel novembre, con Regina Bianchi nel ruolo di Filomena Marturano, Edoardo De Filippo De Filippo nel ruolo di Domenico Soriano e Tina Pica nel ruolo di Rosalia Solimene. L'accoglienza a Napoli non fu delle migliori, il pubblico sì, diciamo così, applaudì, però ricordati Tina che in realtà non ebbe l'opera il successo e il calore del pubblico che aveva avuto in passato con altre opere. In realtà poi a gennaio, con la ripresa a Roma ci fu una vera e propria standing ovation per Titina De Filippo, che interpretò ancora meglio magistralmente il ruolo che le era stato plasmato addosso. Una piccola curiosità
citato Filomena Marturano, anzi me ne do due oggi. La prima è che in realtà Edoardo non aveva pensato di fare di questo testo uno dei suoi capolavori, perché prese appunto il racconto di questo fatto di cronaca realmente avvenuto e in realtà lo compose in più di 20 giorni, compose il dramma in più di 20 giorni, perché in realtà doveva sopperire ha un probabile insuccesso, se fosse appunto successo, un insuccesso di questi fantasmi che è sempre del 46. In realtà poi questi fantasmi andò benissimo, quindi lui ripropose lo stesso Filomena Marturano che andò poi alla grande, l'abbiamo appena raccontato. La seconda curiosità che voglio darvi è che in realtà nella stesura originale di Filomena Marturano c'era un personaggio in più che poi fu tagliato, è un personaggio di una fanciulla che entra nel terzo atto, l'atto in cui Filomena e Domenico si sposano. La fanciulla in realtà porta un mazzo di fiori a Filomena dicendo che la madre in realtà era stata una sua ex compagna della casa di tolleranza dove entrambe abitavano e che ringrazia Filomena poiché grazie a un suo consiglio datole in passato, cioè di non abortire, la madre e ha avuto poi questa meravigliosa fanciulla che le porta questi fiori in dono. In realtà poi Edoardo la ritenne forse troppo patetica e quindi decise di tagliarla dal copione originale. Ultima precisazione, le migliori rappresentazioni di Filomena Marturano, l'abbiamo già detto, la prima del Politeama del 46 con Titina De Filippo, Titina De Filippo che poi fu sostituita nel 59 da Regina Bianchi, un'altra grandissima interprete di questo ruolo. La stessa Regina Bianchi poi in realtà sarà in scena con Filomena Marturano durante le registrazioni Rai del 1962. Titina ce la ricordiamo solo nel film che fu prodotto di Filomena Marturano. Detto questo, in realtà ci sarebbero tante altre cose da dire su Filomena Marturano, però io vi voglio lasciare alla prossima puntata quando parleremo di Filomena Marturano, degli improvvisi e probabilità. Difficoltà ovviamente è un testo di Edoardo, uno dei capolavori, la donna ha un ruolo centralissimo, ne parleremo poi nella prossima scheda, direi difficoltà 8, voglio essere buono. Allora, diceva Francesco Pace, difficoltà 8 nell'interpretazione di questa commedia. Naturalmente, siete d'accordo ragazzi? Avete trovato molte difficoltà nell'interpretare i vostri personaggi? Questo si posso rispondere? Sì. Chi mi risponde? No, assolutamente sì. È una commedia difficile e all'inizio abbiamo sicuramente trovato delle difficoltà. La curiosità che poi, sentendo Francesco, è che la prima... commedia, stesura, no, la prima stesura, al Politeama mi sembra la prima, ecco, sì. Non sapevo che non ebbe grande successo, cosa stranissima, e poi a Roma, la cosa strana invece a Roma, ecco, questa era una cosa che non sapevo, una cosa curiosa, e non me lo spiego, voglio dire, che poi... E se si pensa che questa commedia è stata scritta nel 1946, come diceva Francesco, ma a me sembra attualissima, non so assolutamente voi. Sì, assolutamente sì. Assolutamente anche come sì. Personaggi, no? Diamante. Certo, è attuale. È un po' come una canzone napoletana, antica, diciamo. Non tramonta mai. Un'altra curiosità ti volevo chiedere, ma lasciatevi incantare questo nome da questa compagnia, come mai l'hai scelto? Questo nome l'ho scelto quando, questo in effetti è il nome della compagnia, è nato con lo spettacolo con i ragazzi e camminando per la strada così con una nostra attrice che non è presente, anzi proprio per questo volevo scusarmi perché volevamo essere tutti presenti, ma tre o quattro di loro sono affebbrati e dunque li salutiamo. Che non vediamo. Mi è passata così questa cosa di lasciatevi cantare ed ecco che poi è rimasta anche per noi adulti. Vabbè, diciamo che il teatro alla fine è una magia, quindi ci può stare, no? Che qualcuno... Poi non so se lasciatevi incantare o ingannare. Io direi più lasciatevi incantare, Ragazzi, siete pronti per le vostre domande? Tra poco, dopo la pubblicità, sentiremo le vostre domande e ascolteremo naturalmente le risposte dei nostri amici della compagnia Lasciatevi Incantare. Ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità, state con noi, tra poco seconda parte di Proscenio, l'arte della commedia in TV. We'll be right back.
GF Service è un'entità aziendale concreta, nata dalla pluriennale esperienza del suo titolare Giuseppe Fiore, atta alla risoluzione di problematiche logistiche ed ambientali. La determinazione, la costanza e l'ambizione di crescita della famiglia Fiore ha reso la GF Service una realtà leader nel settore dell'erogazione di servizi ecologici, che da oltre 15 anni opera nel settore nazionale ed estero. L'attività della GF Service è rivolta a tutti i settori produttivi, vantando un ventaglio di servizi che va dalle semplici consulenze ecologiche alla movimentazione industriale e civile di manufatti, al trasporto eccezionale, alla disostruzione di impianti fognari, alla pianificazione di complesse operazioni di bonifica di impianti, abitazioni ed aree industriali da amianto, offrendo soluzioni economiche ed innovative. Grazie ai continui investimenti in certificazioni, tecnologie ed attrezzature, GF Service rappresenta un punto di riferimento per privati, imprese ed enti pubblici che hanno la necessità di smaltire rifiuti pericolosi e non, confinare o rimuovere manufatti in Eternit amianto. La soddisfazione degli utenti è accresciuta anche dalla politica assolutamente concorrenziale che pone oggi la GF garanzia di un ottimo rapporto qualità-prezzo centrato sull'efficienza e la competitività. GF Service, al vostro servizio in difesa dell'ambiente, vi aspetta presso la sede di Via Mercato di Sabato 66, Bacoli, Napoli, oppure chiamando allo 081 854 93 70. Eccoci tornati in studio. Diamante, ti volevo chiedere, nell'interpretazione di Filumena Marturano dell'originale, no, di Edoardo, hai preferito più Titina De Filippo o Regina Bianchi della prima versione? Domanda un poco difficile, non saprei come, vabbè, fermo come restando rispondere, che sono due grandissime... perché ecco, sono due grandissime attrici. Forse io credo che a Edoardo non le piacesse tanto il ruolo di Filumena, di Tina. Ah, sì, tanto stiamo perché, vedendo le immagini, non so se riesci anche tu a vederle. Sì, perché lui la voleva diversa e lei si opponeva a questo, che la voleva fare a modo suo. Però poi mi pare che il successo clamoroso sia avvenuto proprio con la Regina Bianchi. Ah, ecco. A me piacciono tutte e due. Che è piaciuta un pochino, pochino in più la grinta della Regina Bianchi. Ah, bene, bene. Bene. Ragazzi, a proposito allora di questo capolavoro, cosa volevate chiedere ai nostri amici della compagnia Lasciatevi Incantare? Sì, io volevo chiedere, dato prima abbiamo sentito la scheda, no, di Francesco Pace, in cui appunto spiegava le... insegnamenti che Edoardo De Filippo voleva dare con questa commedia, ma ci sono invece altri insegnamenti in particolare che voi volete dare portando in scena quest'opera? Questo testo. Chi mi risponde? Edoardo probabilmente può. Cioè, se poi ripeto, non ha afferrato bene il concetto. Oltre agli insegnamenti di Edoardo che abbiamo sentito prima, ci sono altri insegnamenti che voi volete dare portando in scena quest'opera? Cioè, no. Perché l'avete scelta? No, innanzitutto voglio premettere che mi fa molto piacere che i giovani conoscono Filumena Marturano, perché diciamo che non è, è una commedia che dei tempi che è andata, i giovani d'oggi non è che tutti la conoscono, c'è una buona parte di giovani che purtroppo non conoscono Edoardo e non conoscono tutto il cast di attori che hanno partecipato in questa commedia. Parlo sempre dei giovani che piace il teatro. Sono più attirati dal teatro moderno, dal teatro attuale, insomma dalle cose odierne, eccetera. Per quanto riguarda l'insegnamento, penso che non ci sia nulla, in più. Non si può. È una cosa, penso che sia impossibile, perché il grande maestro ormai ci ha dato tutto e diciamo che noi non c'è nulla da aggiungere, proprio nulla da aggiungere, assolutamente, in modo più assoluto. Giovanni, ci siamo accostati, va bene, lo dico a te, però diciamo che questo è un lavoro che io facevo anche con l'altra compagnia e ricordo la prima volta che ho iniziato, ho letto questo copione dove, conoscendo anche il testo, comunque mi emozionavo in continuo, e quando poi decisi di dire alla compagnia di portare avanti questo spettacolo, si rifiutarono tutti e non avevano torto. E ero io che volevo a tutti i costi fare scena. Sì, però poi dopo, diciamo, man mano anche loro si sono appassionati, però diciamo che non lo volevano fare, come anch'io lo pensavo in cuor mio, che era un fatto un poco fuori del normale.
accostarci a un testo così sacro. Anche perché noi ne abbiamo fatti altri di Duarte, Napoli Minorari, però con Filumena resta ha una storia a sé. Flora, tu invece cosa volevi chiedere alla compagnia? Io vorrei chiedere come i giovani possano avvicinarsi al mondo del teatro e in particolare come si possono conciliare queste passioni alle varie attività quotidiane. Lavorative, insomma. Sì. Chi mi risponde? Giancarlo? Noi crediamo molto, la compagnia nasce con i giovani, no? E noi un po' più adulti, siamo anche noi giovani, voglio dire, solo l'età anagrafica, voglio dire, perché e quindi crediamo molto. Tant'è vero che la compagnia base è quella, però c'è un'integrazione di diversi giovani e siamo noi un po' più adulti a cercare un attimino di spingerli. E devo dire la verità, le risposte che ci sono, perché vedi, io lavoro, ci sono altri attori che comunque hanno impegni, lui comunque pensionato, ma non significa che non abbia impegni, quindi tutti, e quindi anche il giovane con determinati chiaramente riferimenti allo studio, a altre attività lavorative, però credo che comunque il teatro ha passione, chi lo vuole fare con passione, e quindi noi abbiamo lavorato molto, Diamante lavora molto e quindi c'è sempre un ricambio di ragazzi, di ragazze, anche bambini, e quindi voglio dire è una cosa che... Bene, è una cosa che prende molto, assolutamente appassiona molto sì. Anche i giovani. Anche questo, noi che spingiamo i giovani. Questo ci fa molto teatro. Piacere ed è stata anche un po' l'idea, no, della nascita di questa trasmissione, proprio rendere il teatro accessibile, fruibile non soltanto dai giovani ma anche a tutte quelle persone che da casa magari possono guardare in TV il teatro e conoscerlo un po' più da vicino. Ecco perché poi all'interno di ogni puntata, oltre alla chiacchierata con la compagnia in gara, noi cerchiamo anche di portare alla vostra attenzione proprio delle notizie, no, che riguardano il teatro a 360 gradi. Abbiamo visto prima la quarta parete, adesso invece un'altra rubrica della trasmissione, quella dedicata alle parole del teatro. Ogni settimana ci verrà spiegata cosa significa una parola che ha comunque sempre a che vedere con il teatro. La parola di questa sera è Gamelot, vediamo cosa significa. Gramlò. Il gramlò è uno strumento recitativo che assembla suoni, onomatopee, parole e foni privi di significato in un discorso. È quindi composto da suoni non corrispondenti a parole reali e proprio per questo prevede una grande scioltezza di lingua e capacità interpretativa da parte dell'attore che lo compie. La sua invenzione risale al XV secolo con la commedia dell'arte e venne utilizzato per la prima volta dagli attori con il fine di farsi comprendere anche senza saper articolare frasi di senso compiuto o per mettere in parodia parlate o personaggi stranieri. In Italia, in epoca recente, possiamo annoverare tra gli utilizzatori di questo artificio recitativo l'attore e regista Dario Fo, che lo ha ampiamente valorizzato nella sua opera Mistero Buffo. Lo sapevate Giovanni, Giancarlo e Diamante? Gramelot? A dire la verità no, però poi quando abbiamo visto Dario Fo ci siamo collegati. Gli esami non finiscono mai, dice Edoardo, infatti. Quindi, hai visto, grazie alla trasmissione riusciamo anche a conoscere tutti questi termini che altrimenti anche a voi che fate teatro risultano sconosciuti. Diamante, tu oltre a teatro fai anche molta televisione, molto cinema, soprattutto ti ho visto in alcune fiction. Sì. C'è qualche differenza? Se c'è, qual è la differenza tanta. Tra cinema e teatro? Ce n'è tanta. Io faccio volentieri il cinema perché mi piace. Però la cosa che mi sta a cuore è il teatro, anche perché nel cinema se sbagliamo ci fermiamo, riprendiamo da capo, mentre nel teatro ci giochiamo tutto in 2 ore ed è sempre un'emozione. Dunque io preferisco il teatro. Diciamo che alcune volte ha rinunciato a delle piccole parti per venire a fare le prove con noi. Ho rinunciato a qualcosa di veramente serio. È importante, quindi...
un'altra palca in realtà. Io azzardo che anche l'ospite di questa sera preferisca il teatro alla televisione. Non so nemmeno se il nostro Francesco Pace glielo abbia chiesto, però fatto sta che stasera ospite della prima puntata di Proscenio c'è un grandissimo personaggio, Oscarino Di Maio, nipote del grande Gaetano Di Maio, che ci ha rilasciato un'intervista e che dice la sua anche sulle compagnie amatoriali. Non soltanto questo, sentiamo tutto quello che ha detto ai microfoni di Francesco Pace. Cari amici di Proscenio, eccoci a un nuovo appuntamento con l'intervista. Oggi siamo in compagnia, è un piacere per me, lasciamelo dire, di Oscar Di Maio. Oscarino, perché l'hai detto bene, perché io mi chiamo Oscar Di Maio, cioè se si va con comune a cacci carte e c'è scritto Oscar Di Maio. Però, diciamo così, artisticamente io ho scelto questo nome d'arte per non confondermi con quel Cafone di mio cugino. Attore, regista e discendente di una delle famiglie più importanti, teatralmente parlando, non solo di Napoli, ma lo possiamo ben dire anche a livello nazionale, sto parlando dei Di Maio. Diciamo di Napoli non commettiamo l'errore, nazionale se consideriamo che la famiglia Di Maio è stata storicamente diciamo così importante nella cultura napoletana, allora ci può entrare anche il discorso nazionale. Tu considera che, per esempio, per dirne una, c'è un'enciclopedia dello spettacolo napoletano firmata da Pietro Gargano, e Pietro Gargano, per parlare della famiglia Di Maio, ha bisogno di 9 pagine. Sono 9 pagine che parlano di noi e io sono l'ultima pagina, che sono il più giovane di questi qua. Nipote di Gaetano Di Maio, commediografo e autore anche di sceneggiate, molto rappresentate tra l'altro dalle compagnie amatoriali. Ecco, ti chiedo, che aria si respirava in casa Di Maio? Tutto. Io una volta raccontai in un'intervista che era come per Manzoni quando raccontava della monaca di Monza, no? Che le avevano imposto questa così. A me non me l'hanno imposto, però io se giocavo, giocavo a fare il teatro. Quando eravamo piccolini, le discussioni, i litigi, le cose a casa erano litigi di teatro, insomma, quindi diciamo, il divertimento no, se stavamo a casa e sentivamo parlare, oppure andiamo alle prove, oppure andiamo allo spettacolo. Quindi, diciamo, per me è come nel mio DNA, ma io dirò di più, che per quanto riguarda me personalmente, io, per me è un'esigenza, è una cosa della quale non voglio e non posso fare a meno. Tra l'altro tu sei nipote anche di Olimpia Di Maio, una grande attrice napoletana. Sorella di papà, buonanima, Edoardo Di Maio, e di Maria Di Maio, che era un'altra attrice, e, insomma, loro erano 6 o 5, non mi ricordo, figli di Oscar Di Maio, che era il capostipite di noi Oscar. Oscarino, quando hai iniziato a fare teatro? A circa 6-7 anni a scuola cominciarono le prime recite e poi, però dove sai, insomma, erano piccoli ruoli così. Poi invece alle scuole medie c'erano 2 insegnanti che amavano il teatro e facevano delle commedie di Edoardo, che non mi conoscevano però, e allora un mio amico, un compagno di classe, loro cercavano un ruolo per Agliatello di Non ti pago, e disse, guarda, ma forse se chiamate Oscar, quindi insomma io andai a leggere, che si caccia, no, ma questo non è Agliatello, io facciamo fare Edoardo, perché ha il ruolo di Ferdinando Guaglio, che insomma lo può fare, e quindi da lì in poi ho cominciato. Poi ho continuato in maniera, diciamo così, un po' amatoriale, facendo insomma una mia piccola compagnia, ma avevo 15 anni, 16 anni, insomma, in una chiesa dove io frequentavo, e lì mi sono insomma divertito a fare più di un allestimento. Dopodiché poi formai un piccolo gruppo di cabaret, erano i tempi della smorfia, e quindi c'era quest'onda di comicità di cabaret, e facemmo questo gruppo così che andò avanti per un annetto, poi ognuno prese la sua strada. Io mi diplomai e andai, perché papà buonanima mi chiese di farlo, andai a lavorare in un giornale, facevo il segretario di redazione, ma sono durato 1 anno. Poi seppi di questi provini che c'erano al San Nazaro, perché Luisa Conte doveva fare la Lisistrata e c'erano l'esigenza di mettere molti giovani,
e l'autore era mio zio, Gaetano Di Maio, Olimpia Di Maio era nella compagnia, e io chiesi di non dire che ero parente, che ero così. E quindi andai a fare il provino senza, diciamo, nessun tipo di segnalazione. Andai lì e lo feci e fu scelto. Poi dopo, chiaramente, insomma, tanto è vero che i primi anni che ho lavorato addirittura con un altro cognome. Sul manifesto c'era Oscar, però io portavo il cognome di mia nonna, che era la moglie di Oscar Di Maio, Margherita Parodi, mi chiamava Oscar Parodi, è durato un anno, un paio d'anni, sui manifesti del San Nazaro si legge così. Che tipo di artista era invece Gaetano Di Maio? Lui si definiva autore per necessità, perché lo faceva perché era il suo, come dire, modo di procurarsi il pane da vivere, però lui era poeta prima di tutto e poi filosofo, insomma era. A proposito, per caso, per un puro caso, vi voglio mostrare un cimelio, qualche cimelio della famiglia Di Maio. Io sto preparando un progetto sul repertorio di Di Maio. Questo è un testo di Gaspare Di Maio del 1920, e come vedete è un po' vecchiotto, un po' malandato. E poi ce n'è uno storico che è stato anche abbastanza rappresentato, diciamo, negli ultimi anni, ma principalmente all'epoca, e parliamo del 1919, questa è O Passer di Oscar Di Maio, che era il nonno, chiaramente, lui era autore ed era impresario di compagnia, all'epoca aveva la sua compagnia, insomma, è stato l'autore della compagnia da Fiero Fumo per anni, e, insomma, voglio dire... Bene, come si concretizzerà il progetto? Il mio progetto è quello lì di portare ai tempi nostri, stiamo lavorando con un giovane regista napoletano, si chiama Carmine Borrino, che è una persona molto attenta alla tradizione napoletana, però dandogli, insomma, una chiave più moderna, diciamo una lettura più moderna. Quindi faremo l'anno prossimo probabilmente due di questi testi messi insieme, diciamo, due atti unici. Tu sai che Proscenio è un contest che si rivolge alle compagnie amatoriali campane e non solo. Ecco, che tipo di rapporto hai con le compagnie amatoriali? È di grande amicizia, di grande affetto, di grande stima, perché, come ti ho detto, io ho cominciato così perché, diciamo, le ossa me le sono fatte là. E poi perché credo che chi mette in scena il teatro per amore del teatro, non per altro. Noi lo facciamo, ma lo facciamo per soldi, insomma, siamo dei mercenari in qualche maniera, perché è il nostro lavoro. E invece loro, insomma, lo fanno con l'amore e basta. Ricevono in cambio forse una pizza. Ho grande rispetto e grande affetto. Torniamo al presente. Adesso ti chiedo, che stai preparando? No, adesso sto recitando già, siamo già in scena. Dunque, sto facendo due commedie contemporaneamente, per fortuna sono riuscito a incastrare le date, una con Oscar, mio cugino, stiamo facendo Gennaro Belvedere, Testimone cieco, che è un testo appunto di Gaetano Di Maio, abbiamo fatto il Teatro San Nazaro, adesso saremo al Teatro Totò, poi sto facendo contemporaneamente un altro testo che si chiama Sono apparsa a San Gennaro, con Federico Salvatore, la regia di Bruno Garofalo, un testo scritto da Mario Brancaccio e Federico Salvatore, è una cosa molto divertente, molto corale, musicale, nella quale mi diverto molto. Grazie ad Oscarino Di Maio per il tempo che ci hai dedicato. Sono io che ringrazio voi e tutto quello che riguarda il teatro sta sempre nel mio cuore. Grazie. Ciao. Grazie a Oscarino Di Maio per questa intervista. Nelle prossime puntate ancora personaggi del teatro che ci faranno compagnia e diranno la loro opinione sulle compagnie amatoriali, ma non solo. Grazie ai nostri ragazzi per la giuria dei giovani, Francesco Pio e Flora del liceo scientifico Rita Levi Montalcini di Quarto. La prossima settimana avremo altri vostri due colleghi, impegnatevi, mi raccomando, guardate bene la prima commedia in gara, Filomena Marturano, della compagnia Lasciatevi in
incantare, che saluto e ringrazio, a cominciare da Giovanni Arillo, che vedremo tra pochissimo nel ruolo di Domenico Soriano. Grazie a voi, Giovanni. Giancarlo Belluccio nel ruolo dell'avvocato Lucella, grazie anche a te, grazie a voi. E la grande Diamante Martone nell'interpretazione di Filumena Marturano. Subito dopo di noi andrà in onda la commedia. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Cosa importante, la vittoria per la compagnia, il premio consiste in una serata gratuita al Teatro Il Piccolo di Fuorigrotta. Grazie al direttore artistico Pasquale Menale. Un ringraziamento va naturalmente a tutto lo staff di Proscenio, a cominciare dagli operatori di ripresa, assistenti di studio, la regia, il direttore dell'emittente, i nostri sponsor, ma grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Noi ci ritroveremo giovedì prossimo alle 21 con la seconda compagnia in gara e poi le repliche il sabato alle ore 15 e la domenica alle 18. Mi raccomando, seguiteci e, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, vi salutiamo con una bellissima frase sul teatro scritta da un grande di questo mondo. Stasera è la volta di Luigi Allegri, che è uno scrittore e uno studioso di teatro, che dice: il teatro crea il proprio senso in maniera effimera. Appena creati, quel gesto, quel soffio di parola, quell'espressione di un sentimento svaniscono e lasciano dietro di sé solo il ricordo e l'emozione. Per questo al teatro è essenziale la compresenza, viva e non mediata, tra chi agisce e chi partecipa all'evento, perché si crei un contatto e attraverso di esso passi un'emozione. Grazie, alla prossima.